ステンムーアタワーズディラン・モスコビッチ組カナダ。Ed ora la coppia canadese, Kristen Moore Towers e Dylan Moscovich. Loro hanno partecipato già alla Cup of China, dove hanno ottenuto una quarta posizione. Vediamo, sono una coppia che può impensierire Bazarov, Larionov, che sono subito dopo di loro? Magari nel corto sì, perché comunque sono molto solidi, hanno dei begli elementi. Bazarov e Larionov tendono ad avere problemi sempre col salto in parallelo, vediamo. Triplo twist. Bene, arrivo di lui leggermente forzato, ma bene. Molto bene la spirale esterna indietro. Fantastico questa entrata nel salone. Bello. Ecco, davvero un bel programma, Kristen Moore Towers e Dylan Moscovic, si fa seguire, devo dire la verità, ti coinvoglio, ti diverte, poi tu ci hai fatto notare anche delle particolarità di questo programma. Sì, è molto particolare, intanto dalla costruzione, musica, costumi, qualche cosa di diverso, piacevole, molto piacevole, secondo me, pattinato a grande velocità, con ricercatezza, e degli elementi tecnici veramente di ottima qualità. Adesso vediamo che cosa ci ripropone la regia, è una regia veramente molto attenta sul dettaglio tecnico, quindi sono certa che ci farà vedere qualcosa di interessante. Sì, perché hai visto anche con Matteo e Nicole come è stata capace di prendere proprio il particolare della mano. Sì, veramente bravi. Ecco qua il twist, lui la molla, la prende esattamente sulla vita, la spaccata di lei direi che può esserci abbastanza, quindi buon livello 2. Poi questa bella luna, questa bella transizione dove lui continua a pattinare, lei lo aspetta in luna, è comunque originale. Ecco qui c'è l'arrivo di Dylan che è un po'
Forse sarebbe anche da, oserei dire, da degradare, però come sempre diciamo non abbiamo gli strumenti adatti per poterlo vedere. La spirale, ben veloce, qui dobbiamo contare dal momento in cui tutte e due raggiungono la posizione, cioè lei deve avere la testa molto bassa, più bassa del ginocchio, lui deve essere altrettanto accovacciato con la punta infilata nel ghiaccio. Da lì si cominciano a contare tutti i requisiti per andare poi a livello. Questo è un passaggio dei passi invece. Non ci fanno vedere l'entrata nel sollevamento. Che quella che ti è piaciuta tanto, sì, particolare. Sì, non è la prima volta che la fanno, è un po' una loro caratteristica, l'abbiamo già vista, però invece bellissima la traccia disegnata sul ghiaccio, guarda che segno che lascia la traccia sul ghiaccio proprio. Trottola in parallelo. Hanno fatto due requisiti sul primo piede, poi fanno sei giri in questa posizione difficile, perdono leggermente l'unisono, sì, nell'ultima parte della trottola, gli ultimi giri non sono più in sincronia perfetta. Particolare anche la costruzione del programma, poi sì, guardando a fare ulteriori ricerche sul significato di questo programma, è molto molto bello, devo dire la verità. Vediamo intanto Mortavas e Moscovic. Il loro miglior punteggio nello short program era 61-64, assolutamente anche per loro un nuovo punteggio importante con 35-12 e 30-02 per quanto riguarda i components, un totale di 65-14, quindi vado assolutamente a migliorare il loro il personal best score nello short program, che era appunto di 61-64 e ora 65-14. Vediamo qui immagini di Dejan Moskovic che parla ovviamente con l'allenatore, i primi confronti al Kiss and Cry.